Festival di Umago. 3 giorni dedicati ai vini e alle eccellenze agroalimentari dei borghi d'Italia ed Europa. Una serata di grandi sapori mitteleuropei, come sta crescendo questa Croazia del gusto nei suoi vini e nei suoi piatti? Ma sta crescendo in maniera esponenziale, cioè è stata una sorpresa anche per noi colleghi che siamo venuti qua in visita e poi questo progetto che è partito quasi dal nulla grazie agli enti turistici. Il vino, i pecorini, insomma, guarda, veramente stupefacente la crescita. Stanno cominciando a lavorare in maniera eccezionale. Veramente. Come si pone secondo te questi paesi dell'Europa dell'Est nei confronti del gusto europeo, dell'eccellenza come materia prima e come bio anche se vogliamo? Allora, questa è terra di relazioni internazionali, quindi un mix di culture e di identità culturali diverse. Si pone in maniera assolutamente naturale, tu hai parlato di Mitteleuropa prima, siamo nel crogiolo dei gusti e delle razze, quindi figurati se non ci possono offrire degli scampoli di enogastronomia straordinaria. La Croazia rappresenta una terra tipica in cui l'antica Europa ha la capacità di rinnovarsi riscoprendo le identità che vengono da abitudini, usi e costumi, e riuscirle a tradurre in un piatto anche con una visione moderna è una grande qualità. In questo senso ricercare la propria identità con dei prodotti genuini è sicuramente una carta vincente. Che questa sera questa associazione Borghi Europei del Gusto insieme agli enti promotori istriani ha fatto un qualcosa di grande. Molti di voi si ricorderanno che un centinaio di anni fa un signore che faceva cose piccolissime, Henry Ford, disse che era molto importante comunicare. Qui stasera lo stanno facendo. Lui disse addirittura, per rimanere in tema gastronomico, fece un esempio carinissimo. Lui disse che le anatre vanno a fare le uova in silenzio, mentre le galline fanno le uova schiamazzando. Risultato, tutto il mondo mangia uova di gallina. Questo è un esempio di comunicazione, anche enogastronomica. Direi che qui stasera si fa rete e si fa molta comunicazione di enogastronomia. Ci sono grandi sapori, è giusto che vengano fatti conoscere. Meritano davvero tanto. Dalla terra alla tavola ho assistito ad una miscellanea di odori, di sapori, di colori. Soprattutto mi rendo conto di aver avuto un'opportunità di acculturarmi su una cucina e su dei prodotti veramente eccezionali. Il bello proprio di questo villaggio globale è questo scambio di cultura, e se la tavola è un discorso di piacere, di cultura, bene, questa sera ci siamo acculturati.